Allora, vediamo qui come funziona il nefrone. Allora, nel nefrone avvengono diversi processi che ho riassunto qui, non solo nel nefrone, ma ho messo anche qui come ultimo processo quella di escrezione, cioè quella di eliminazione dell'urina che non avviene prettamente nel nefrone. Però adesso ci soffermiamo soprattutto sul processo di filtrazione, di secrezione, di riassorbimento e poi l'escrezione, l'eliminazione di urina attraverso poi la sua raccolta a livello di vescica, eccetera. Quindi l'escrezione si può qui riguarda l'eliminazione dell'urina. La filtrazione riguarda invece la formazione del filtrato. Il filtrato cos'è? Il filtrato è una sostanza che ha, diciamo, più o meno la composizione del plasma sanguigno che si forma proprio qui a livello di corpuscolo del Malpighi, per quel processo che accennavo prima, per cui noi abbiamo all'interno dell'omero questa condizione di altissima pressione che fa sì che tantissime sostanze, l'acqua in primis, ma anche tutti i sali minerali e le proteine più piccole, vadano all'interno di questa capsula e qui vengano raccolte. Quindi noi abbiamo la formazione del filtrato proprio a livello di corpuscolo del Malpighi, per questo discorso legato all'altissima pressione. Quindi nel filtrato possono mancare sostanze che devono essere poi comunque eliminate. Queste non sono passate qui nella capsula perché? Perché la membrana della capsula non lo consentiva. Quindi c'è ancora delle cose nel sangue, ad esempio sostanze tipo la penicillina, quelle sostanze che comunque l'organismo deve eliminare quando non le ha interamente utilizzate, che devono passare sicuramente all'interno della componente tubolare per essere eliminate. Ricordate che tutta la componente tubolare è fatta da un tessuto epiteliale monostratificato e la sua particolarità è che le cellule che lo compongono hanno delle membrane con permeabilità diverse. Sapete che la membrana cellulare comunque è semipermeabile. Ecco, il gioco è proprio di avere delle cellule che sono permeabili o impermeabili a sostanze diverse lungo il decorso della parte tubolare del nefrone. Quindi, formazione del filtrato, secrezione. Il processo invece di secrezione si svolge a livello della componente tubolare, quindi del tubo prossimale, dell'ansa, del tubo distale e riguarda praticamente l'immissione dalla componente basale, questa qui capillare, di tutte quelle grosse proteine che non hanno potuto entrare nel filtrato. Quindi queste praticamente vengono immesse nella sostanza che si sta formando, che diventerà poi urina in un secondo momento. Ecco, quindi questo qui posso scrivere che riguarda le grosse proteine. Ok, quindi dove avviene? L'abbiamo detto, avviene un processo di scambio con un trasporto facilitato, quindi attraverso delle proteine di membrana, dal capillare peritubolare verso la parte tubolare del nefrone. Riassorbimento. Allora, riassorbimento di che cosa? Riassorbimento vuol dire che ciò che c'è dentro la componente tubolare, se è utile, deve ritornare al flusso sanguigno. Quindi sono dei processi, quelli di riassorbimento, che avvengono in questa direzione. Va bene? Quindi il sangue ha buttato dentro nella componente basale anche sostanze utili, queste devono essere in qualche modo recuperate. Quali sono le sostanze utili che possono essere recuperate? Innanzitutto i sali. Va bene? I sali, a meno che noi non si ecceda nell'utilizzo di sali, perché uno magari in palestra beve quegli integratori salini che sono ricchissimi di sali, più di quanti l'organismo ha bisogno, allora il rene cosa fa? Il rene li toglie, però nello stesso tempo li toglie ma si intasa, perché il rene comunque va visto come filtro, no? Comunque le sostanze utili possono essere sali,
possono essere magari anche delle molecole di glucosio. Il sangue contiene glucosio, glucosio è una sostanza preziosa, noi abbiamo dovuto inserirla con l'alimentazione, quindi perché buttarla via? Nelle urine non ci deve essere glucosio, il glucosio deve essere riassorbito. Quindi ci sono dei tratti, ad esempio, durante ad esempio l'assorbimento di glucosio viene proprio nel tubo prossimale, tantissime sostanze vengono riassorbite qui nella parte prossimale del tubo, no? Glucosio oppure anche proteine utili, amminoacidi utili, tutte queste sostanze noi non dobbiamo trovarle nell'urina. Con un esame dell'urina che contiene queste sostanze vuol dire che qualcosa non funziona a livello di rene. Il rene è un organo principale, se il rene non funziona è come se noi ci avvelenassimo, no? Quindi il processo di riassorbimento è estremamente importante. Volevo soffermarmi un po' di più perché dopo il riassorbimento abbiamo visto che c'è l'escrezione, e l'escrezione riguarda l'urina, quindi in un certo senso l'abbiamo già visto. Allora, il riassorbimento. Riassorbimento dall'acqua, ad esempio, voi lo dovete immaginare come un processo osmotico. Quindi l'acqua si muove perché da una parte c'è una maggiore pressione osmotica che quindi risucchia. Questa pressione osmotica che fa sì che l'acqua, ad esempio, ritorni nel flusso sanguigno, quindi che esca dalla componente tubolare per ritornare nel flusso sanguigno, e questo è importante perché in base alla concentrazione di acqua c'è nel sangue, noi abbiamo una regolazione della pressione sanguigna, no? Quindi è importante mantenerla. L'acqua quando esce? Quando praticamente noi abbiamo una condizione all'esterno del tubo in cui abbiamo un ambiente ipertonico. Quindi se c'è una praticamente l'urina, la chiamo urina, il liquido all'interno, l'urina che è ipotonica, cosa succede? Che l'acqua viene tendenzialmente riassorbita, va bene? Oppure, come dicevo prima, ci sono delle parti del tubo che hanno diversa permeabilità, quindi le sostanze si possono muovere anche secondo un trasporto passivo, quindi in base alle diverse concentrazioni. Questi ambienti ipertonici, che riguardano soprattutto la parte dell'ansa, ma anche la parte del tubo collettore, sono garantite ad esempio da quelle sostanze che dicevo vengono eliminate qui, ad esempio dei sali che vengono eliminate nella parte prossimale possono far sì che la concentrazione fuori dalla componente tubolare aumenti, non è? Quindi abbiamo soluzioni più concentrate, di conseguenza l'acqua poi viene per osmosi fatta uscire. Ecco, dalla componente tubolare alla componente basale l'acqua non va direttamente. Gli scambi avvengono ovviamente, il tubo è chiuso, quindi ci saranno degli spazi fra il tubo e i vasi dove poi viene garantito il riassorbimento di acqua anche nei vasi in modo da aumentare la sua concentrazione all'interno di questi. Il riassorbimento è un processo che riguarda quindi lo strato fosfolipidico, può venire nello strato fosfolipidico delle membrane, delle cellule che compongono diversi tratti, può essere facilitato, quindi attraverso le proteine di membrana presenti nelle membrane cellulari, e può avvenire anche attraverso una regolazione molto più accurata che si è evoluta dai mammiferi in poi, quindi dagli animali prettamente terrestri, che prevede una regolazione di tipo ormonale. Un ormone che si chiama ormone antidiuretico, quindi la diuresi è l'eliminazione attraverso l'urina di liquidi sanguigni. Questo ormone, adesso ne parliamo un attimo, allora questo ormone si chiama ADH. Allora, gli ormoni hanno sempre un nome fatto così, H sta per ormone antidiuresi, quindi un ormone che impedisce la formazione di un'urina troppo, eh,
troppo ricca di acqua, quindi diciamo un ormone che riduce la diurese, quindi fa sì che l'urina che viene eliminata sia un'urina più concentrata, no? Allora, questo ormone qua è un ormone che viene prodotto dall'ipotalamo, che è una parte del cervello. E come tutti gli ormoni, la loro produzione è influenzata da quelle che sono le condizioni ambientali. Quindi c'è una condizione ambientale, l'uomo rileva la condizione ambientale e di conseguenza regola la produzione di queste molecole chimiche che poi agiscono su dei bersagli e in particolare questo qui agirà su quella che è la permeabilità all'acqua. A livello del suo riassorbimento nel rene. Allora, supponiamo di essere in una condizione ambientale come questa, alta temperatura dell'aria, mi sono persa nel deserto, quindi cosa succede? Che comincio a sudare tantissimo. Cominciando a sudare tantissimo, io ho come conseguenza una diminuzione dei liquidi corporei. Questa è l'immediata conseguenza. Quindi, se ho un'eliminazione, la mia pressione tende tendenzialmente a salire, e questo può mandare in tilt il funzionamento anche del mio cuore. Il segnale arriva proprio da questa diminuzione dei liquidi corporei. Quindi, questa diminuzione dei liquidi corporei manda un segnale all'ipotalamo. L'ipotalamo, che è questa parte del cervello, ne parleremo quando facciamo il sistema nervoso, libera ADH. Ok? Quindi vedete, un segnale, un ambiente di un certo tipo provoca una risposta omeostatica, quindi io comincio a sudare per ridurre il mio surriscaldamento. I miei liquidi diminuiscono, l'ipotalamo se ne accorge, l'ipotalamo fa qualcosa, libera un ormone, quindi una sostanza chimica, e questo ormone come agisce? Quando è in alte concentrazioni, quindi quando viene liberato, aumenta la permeabilità all'acqua, in modo, quindi aumenta la permeabilità all'acqua, quindi l'acqua viene riassorbita e quindi va nel circolo sanguigno, di più, quindi dalla componente basale, noi avremo dell'acqua che ripassa nei vasi e segue che, maggiore permeabilità all'acqua, avremo delle urine più concentrate. Cioè, in questo modo il meccanismo ci garantisce un mantenimento omeostatico delle condizioni e quindi si regola per fare in modo che l'acqua l'abbiamo già persa qui, non andiamo a perderla ulteriormente va bene. Quindi sul libro poi questa cosa della regolazione ormonale è fatta in modo più approfondito, però io direi che possiamo limitarci a considerare questo ormone. Ecco, ricordate sempre che tutti gli ormoni sono sostanze chimiche che vengono prodotti da degli organi che hanno la funzione ghiandolare, quindi di produrre delle sostanze, poi possono agire su dei bersagli e in questo caso il bersaglio è la membrana del tubo distale che rispondono al segnale cambiando qualcosa a livello fisiologico e questo cambiamento induce, in questo caso l'aumento della permeabilità della membrana, induce, aumenta il riassorbimento e di conseguenza quello che si vuole ottenere, cioè un'urina più concentrata, è l'effetto voluto. Ok.